Eros e mito, rosso di San Secondo, espressione del Novecento europeo, il titolo della giornata internazionale di studi dedicata al drammaturgo nisseno, secondo appuntamento degli incontri organizzati in occasione del 60° anniversario della sua morte dall'Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi assieme al salotto culturale del Teatro Rosso di San Secondo, al Liceo Classico Ruggero VII, al Comune, al Consorzio Universitario, la casa editrice Sciascia, la Strada degli Scrittori e l'Università di Spalato e Graz. Una giornata di studi che si è aperta con un convegno nell'aula magna del consorzio universitario, gremita di giovani studenti delle scuole superiori. Siamo riusciti a invitare, ad avere con noi studiosi di università europee che si occupano di Rosso di San Secondo e l'obiettivo è quello di far conoscere alla nostra cittadinanza, ai nostri ragazzi, a tutti quanti, questo simbolo cittadino, perché tale è, tale dovrebbe essere concepito da tutti noi, purtroppo ancora troppo poco conosciuto. Una nuova chiave di lettura di Rosso di San Secondo, quella presentata dai docenti universitari che negli anni stanno riscoprendo l'attualità delle sue opere in un orizzonte europeo. C'era un critico che non amava Rosso, che diceva che Rosso era pazzo e in lui ci sono aspetti legati alla nevrosi che lui sa tradurre in maniera felice nella grazia della follia. La donna è vista al plurale, secondo il modello di un grande ebreo suicidato, Weininger, sesso e carattere. Donna è plurale come carne, donna plurale come doppia veste, la Madonna e la prostituta, Maddalena e Maria, e la metamorfosi che a volte la prostituta, che è una cosa di carne, titolo di Rosso, diventa in qualche modo angelo attraverso la gravidanza e quindi da donna corpo diventa donna anima. E allora il teatro di Rosso è un viaggio, lungo viaggio con ricadute dalla carne all'anima. Parlando del rito, soprattutto il rito si aggancia praticamente al tema dell'esclusione e della solitudine, dove lui con una morte rituale e la morte in scena, come diceva Paolo Puppa, e quindi vuole lasciare un messaggio forte, vuole dire che è forse meglio la morte che vivere la vita così, così vuota, così sola e così, diciamo, la vita degli esclusi. È un tema, direi, è un mito, direi, molto moderno.